a te e a tutti ciurma e benvenuti ragazzini in questo nuovissimo episodio su Detroit Become Human. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 35 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno. Dopo che la volta scorsa ragazzi abbiamo vissuto di nuovo situazioni molto concitate, in quanto ho dovuto eseguire un inseguimento con Connor che purtroppo è fallito, nel senso che non sono riuscita ad acchiappare il fuggitivo a causa di diversi errori che ho commesso purtroppo durante la sezione di Quick Time Event. Molti di voi in commento mi hanno consigliato di prestare la massima attenzione nelle prossime sezioni di Quick Time Event, che diventeranno ovviamente sempre più difficili. Questa cosa un pochettino mi spaventa, perché appunto alcuni di voi mi hanno anche detto che le prossime volte magari sbagliare un tasto potrebbe significare perdere il proprio personaggio. Quindi ragazzi, così proprio già la mia ansia in quei momenti era tipo alle stelle, adesso d'ora in avanti ci avrò pure il cuore in gola per paura di far morire qualcuno. Per cui io vi chiedo scusa se magari a volte faccio degli errori, ma è proprio una questione ragazzi di ansia, perché in quei momenti, siccome sapete che io vengo coinvolta molto da quello che vedo, purtroppo a volte per mia ansia, nervosismo eccetera non riesco o a premere in tempo oppure premo il tasto sbagliato. Quindi io vi chiedo scusa per questa cosa. Non perdiamo più tempo, andiamo a riprendere la partita da dove l'avevamo lasciata. Cioè ragazzi, 6 novembre, Marcus si è trovato circondato da un gruppo di androidi. Quello che abbiamo visto appunto ragazzi è, come avevo immaginato, lo stesso modello di androide che avevamo ucciso con Connor, ma ovviamente non è lo stesso, per cui vediamo cosa succede. Ok, le 17:13. Chi siete? Fujaski, proprio come te. Io sono Josh. Sono Simon. North. Piacere. Rifugio? Non capisco, credevo che Jericho fosse un posto dove gli androidi vivevano liberi. Sì. Ma noi siamo liberi. Forse non è come lo immaginavi, ma qui non ci sono padroni. Non apparteniamo a nessuno. Beh, concetto di libertà allora. Androide? Quanti siete? 19 perfettamente funzionanti. Gli altri hanno subito danni durante la fuga. Molti cercano Jericho. Pochi ci riescono. Gli umani non hanno pietà per noi. Traccia. E sapevate che solo un androide poteva arrivarci, vero? Soltanto chi è come noi può trovare Jericho. Ok. Se hai decifrato i segni è perché uno di noi si è affidato e ti ha dato la chiave. C'è un luogo dove saremo lì. Trova Jericho. Ok. Capisco, ragazzi, come gli aveva lasciato un... Ma siamo più liberi di quanto tu sia mai un stato. Un indizio. Quell'androide. Sono... Facciamo... diretto. Vivere nel buio in attesa di qualcosa? Non è la mia idea di libertà. Ti senti perso? Come tutti quanti noi. Ma non credo che lo senta perso. Non l'abbiamo scelto. Ci possiamo convivere. Nient'altro. Berqua, adattati o vai via. Puoi restare per tutto il tempo che vuoi. D'accordo, grazie amico. Va a parlare con Lucy. Forse ti potrà aiutare. Perché? In cosa dovrei essere aiutato? No, dimmi, sul serio. Non lo so, raga. Accomodati, trova Lucy, esplora Jericho. Perfetto, ragazzi. Oddio, quell'androide non sembra essere in grandi condizioni, effettivamente. Salve, signora. So che anche gli umani hanno paura di morire. Infatti è così. Sai cosa succede dopo la morte? Come potrei saperlo, no? No. Non lo so. Beh, lo scoprirò molto presto. Mi sono fatti troppo bene, ragazzi, eh? Come ti chiami? Marcus. Che piacere conoscerti, Marcus. Oh, grazie, piacere mio. No. Minchia. Ok, la cosa mi ha lasciato un attimo scossa, ragazzi, perché non mi aspettavo succedesse proprio in questo momento, sinceramente parlando. Allora,
Qualcuno di voi giustamente la volta scorsa mi ha fatto notare: oh, ma questa ambientazione qua della nave eccetera non ti ricorda l'ambientazione di Resident Evil 7? Effettivamente è vero, a me mi ha dato proprio quella impressione, ragazzi. Ah, vediamo un attimo cosa possiamo vedere. Qua c'è un'altra persona. Oddio. Un bambino. L'hanno buttato quando non ne avevano più bisogno. Viveva per strada prima che lo trovassimo. Si spegneranno se non troviamo un modo per aiutarli. Per aiutarli servono sangue blu e biocomponenti. Recuperiamo il possibile da quelli disattivati. Ma non è abbastanza. Quindi come sopravvivono? Non sopravvivono. Con niente. Moriamo piano piano. Wow. Bella prospettiva di vita, cavolo. Cioè stare qui aspettando la morte in pratica. Quindi questo è un bambino. È un bambino androide, oh mio Dio. Fa senso un pochettino pure sta cosa. Allora, aspettate un attimo, prima di parlare con qualcun altro. Ah, accendi il fuoco, ecco. Mettiamo un po' di luce qua dentro, minchia, non si vede niente. Ragazzi, ho capito che non abbiamo bisogno di calore, ma almeno per vederci un po' meglio, no? Dico io, perlomeno, poi non lo so. Vediamo un attimino di esplorare. Ah, eccolo di nuovo, ragazzi, RA9. Io, vabbè, ovviamente prima o poi si capirà. Oh, avete visto che era bella l'idea del fuoco? Quando io lo dico, apri, cosa ci sarà? Cassa già svuotata, ok, erano componenti, credo. C'è la forma di una gamba, quindi dovrebbero essere componenti per androidi. Cyberlife, analizziamo un po'. Deposito e molo Cyberlife, West Orange Avenue, Detroit, Michigan. Ok. Calcolo percorso, da dove? Ah, minchia, già ho esplorato Jericho, è finita qua? Davvero, non posso fare altro. Cioè, ragazzi, ma perché state qua da soli? Uffa. Cioè, sta cosa è tristissima, ragazzi. Ok, saranno liberi, non avranno padroni, chi li comanda qui, però... Cioè, è bruttissimo qua. Io direi continuare ad accendere i fuochi fin quando possibile, perché magari... Cioè, li metto un pochettino di buon umore, cioè, perlomeno, credo io, non lo so. Vai, amico, vai, vai vicino al fuoco. Vediamo un attimo se... Ok, possiamo accenderne un altro qua, forse. Ok. Almeno stanno vicino a una fonte di luce. Beh, forse non è che ne avranno tanto bisogno, tanto... Ci avranno tipo degli occhi bionici o robe così. Amico, perché sei seduto qua da solo? Non sono in gran forma, vero? Il mio programma diagnostico non va. Anche se non credo avrebbe buone notizie. Cosa ti è successo? Mi hanno legato a una macchina. Penso volessero divertirsi. Non voglio spegnermi. Ma io... Non voglio spegnermi. Ragazzi, saranno macchine, quello che vi pare, ma a me fanno una tenerezza indicibile, ve lo giuro. Cioè, non... Cioè, quando sento ste cose, no? Tipo come fanno con gli animali, che magari fanno del male per divertirsi, no? Per divertimento. L'essere umano è veramente... Può essere una feccia, ragazzi, allucinante. Quindi quando sento queste cose proprio ci rimango malissimo. Comunque non posso parlare con tutti loro. Con te posso parlare? Direi di no. Qua posso fare qualcosa? Direi di no. Ah, con questa invece che gioca a palla? Con questa posso. Sì. North. Che mi dici? Da quanto tempo? Da quanto tempo sei qui? 4 settimane, 3 giorni e 11 ore. All'inizio non sapevo dove andare. Jericho sembrava un posto come un altro. Tu? Qual era la tua funzione prima? Perché lo chiedi? Ah, minchia.
Bisogna stare pure attenti alle scelte di dialogo, eh? Feriti? Molta gente qui è davvero messa male. Gli umani trattano così chi disobbedisce. Ci disprezzano. Non ci accetteranno mai davvero. Se vuoi una vita facile, hai scelto il posto sbagliato. Ma non ho mai detto di volere una vita facile. Ho detto di volere una vita di libertà che non sia così. Cioè, probabilmente Marcus questo dice, non rinchiusi come se fossero ghettizzati effettivamente, cioè costretti a stare qua dentro. È bruttissima sta cosa. Allora, immagino di dover andare qua, perché non ci sono altri posti dove andare, per cui magari qua c'è qualcuno. Ah, ecco, sei tu, Lucy l'aveva chiamata, non mi ricordo. Sei tu, Lucy? Sì. Oh. Siediti. Wow. Ti dispiace se ti dico che fai un po' paura e un po' terrore? Te lo dico con tutta la bontà del mondo, eh. No, di sicuro è buonissimo, ragazzi. Fa vedere. Cosa? Che si è... Che cosa? Ah, si è fatto male forse. Questo io voleva dire. Ah, fermerò l'emorragia. Ah, ma allora ci vedi? Sembrava cieca. Oh, cribbio. Meno male che gli androidi non sentono dolore. Cavolo. Ok, ragazzi, ne ha fatto una piega. Grazie, Lucy. Hai risolto il mio problema. Bevi questo. Cos'è? Grazie. Sta musica è meravigliosa, ragazzi, cavolo. Op. Grazie, Lucy. Marcus è rimasto interdetto, non so perché. Dammi la mano. Ah, pure? Ok. Che c'è? Hai avuto tutto? E hai perso tutto. Ci hai visto l'inferno e ora l'inferno vive in te. Il tuo cuore è tormentato. Una parte di luce e una parte di ombra. Quale prevarrà? Speriamo quella di luce. Le tue scelte decideranno il nostro destino. Davvero? Minchia, hai visto tutto questo solo toccandomi la mano? Woohoo! Ah, non sei messa tanto male, cavolo. Mi ho pure letto la mano, grazie. Proponi un piano a Simon. Di che piano si parlerà mai? Vabbè, questo ovviamente in ogni caso era prevedibile, molto tra virgolette, che Marcus comunque assumesse un ruolo di spicco fra questi androidi, visto che comunque uno dei nostri tre protagonisti, per cui parliamo con Simon, che sembra essere il capo capoccia qua in mezzo. Ehi, Simon. Simon. Ciao, amico. So dove trovare dei pezzi di ricambio. Ah, sì. I magazzini della Cyberlife al porto di Detroit. Lì c'è tutto quello che ci serve. Il porto è presidiato. Ah. Non possiamo entrare e fare i nostri comodi. Beh, troveremo. Gli umani lo impedirebbero. Infatti, non gli chiederemo il permesso. Ma non abbiamo armi. E comunque nessuno saprebbe usarle. Possiamo rubare quello che ci serve, senza lottare. Così ci faremo ammazzare. Può darsi. Dai, abbi fiducia. Ma è meglio che stare qui ad aspettare di spegnersi. Sono con te. Effettivamente. Sì, grande Nord. Forse possiamo provarci. Dai, Simon. Su col morale. Dai, stai con noi. Okay. Stia con noi. Ci sto. Oh, e vai! Oh, incomincia la rivolta, ragazzi. Decisioni completate al 100%. Finalmente, penso sia il primo episodio completo al 100%, ragazzi. Perché ho esplorato per bene Jericho, eccetera, eccetera. Vabbè, non ci stavano così tante cose da fare, però insomma, almeno siamo soddisfatti. Andiamo avanti. Oh, ragazzi, cioè, la storia si fa sempre più intrigante. Andiamo avanti.
6 novembre, ok, sempre 6 novembre, che ora? È 19.45, eccola qua, cara. Elisa, madonna, mi sta inzuppando sta povera bambina. Ti senti bene? Sta per morire di ipotermia. Ah, sta andando. Questo sarà tutto un brutto ricordo. Bel posto, cavolo! Sembra la casa stregata. Il posto è questo. Invitante, cavolo. Sembra veramente la casa della famiglia Adams. Va bene, entriamo lo stesso. Tanto non è che abbiamo molta altra scelta. Ti giuro, non c'ho voglia di entrare. Fa troppa paura, cavolo. Cioè, questo significa che l'ambientazione è fatta veramente bene, ragazzi. Coraggio, Alice. Andiamo a bussare alla porta di quella meravigliosa casa infestata da mostri, zombie, fantasmi, vampiri. Insomma, c'è sta di tutto. Ci sta pure il blob dentro, scommetto. Ding dong! Chi c'è? C'è qualcuno qua? Lerch! Ma no, ci venite ad aprire voi? Boh. Oh! Sei tu, Zlatko? Salve, buono. Chi lo chiede? So che puoi aiutarci. Come no? E chi te l'ha detto? Ma hai sbagliato posto? No, no, ti prego, mi spiace. No, no, no. Ci serve il tuo aiuto. La prego, omone. Ci faccio entrare. Grazie. Entra. Grazie, grazie davvero. L'informazione ce l'aveva data l'androide, quello della spazzatura, ragazzi, vi ricordate? Ok, permesso. Io le consiglierei tipo una ristrutturazione. Su, entra, coraggio. Sì, sì, eccoci. Vabbè, la casa è particolarissima, ragazzi. Questa sembra la tega, quella della rosa della Bella Bestia. Se ci fosse stata una rosa. Sì, Zlatko, come ti chiami? Puoi riporre i soprabiti di queste signore? Signore, c'è una paura. Sta tranquilla, non morto. Madonna! Luther è uno degli androidi che ho aiutato. Oh. Mi fa un po' di compagnia in questa grande casa. Meno male, anche lui è grande. Smicchia, sarà alto più di 2 metri. Oh. Grazie, Luther. Prego, accomodatevi. Grazie, ma perché a primo impatto sembravi cattivo? Ci hai detto di no, ho sbagliato posto, e invece adesso sei così. Come hai saputo di me? Un androide. Sì. Ci ha detto che puoi aiutarci. Capito. Ok. Deviante? Già, sì. Invece lei? Lei è una bambina. Lei è umana. Sì. E cercate un posto sicuro. Sì. Dove iniziare una nuova vita. Diciamo di sì, perlomeno adesso. So che il Canada è adorabile in questa stagione. Minchia, adoro proprio il Canada. Bellissimi paesaggi, spazi aperti, aria buona. Sembra invitante. E androidi liberi. Ah. Ottimo per ricominciare. Davvero? Sì, esatto. È proprio ciò che vogliamo. Ma certo. Vi aiuterò. Davvero? Ma prima devo rimuovere il tracker. Che tracker? Cos'è il tracker? Sì. Tutti gli androidi sono dotati di un segnalatore per rintracciarli. Ah. Se rimuoverò il tuo, sarete al sicuro. Davvero? Allora com'è che non vanno ancora rintracciata? Se mi sta cercando la polizia. Oddio, raga, io non... Lei può aspettarci nel soggiorno. No, lei io non resta so, vi giuro. No, cioè, seriamente. Io adesso c'ho sempre il sospetto addosso, dentro di me, che mi dice: oh, non ti fida, oh, sta situazione mi puzza. Cioè, come faccio a fidarmi al 100%? Non lo so. Però, vabbè, andiamo. Segui Zlatko. Vabbè, per ora forse non posso fare altro. Per cui andiamo. Seguitemi. Da lui. Sì, sì, sì. Andiamo nel seminterrato. Ah. Che meraviglia! Non vedevo l'ora, giusto nel seminterrato. Vieni, Alice, non te ne andare, stammi attaccata alle chiappe. Perché sei proprio il seminterrato? Perché è un luogo così meraviglioso per fare questa operazione? Non mi piace. Lo so. E nemmeno lui. Ah, sì. Non mi fido, andiamocene.
Oddio. Alice, non sappiamo dove andare. Dobbiamo fidarci. Ragazzi, allora, i bambini sappiamo benissimo che sono puri, percepiscono certe cose, ok? Quindi se Alice mi ha detto non mi fido, non mi piace, a me il sospetto mi cresce ancora di più. Come faccio? Come faccio a fidarmi? Non lo so, piccola, ma che è una stalla? Perdonate il disordine. Sì, tranquillo, vale. Mi serviva un posto discreto per le mie macchine. Certo, certo. Rimuovere i tracker è illegale, quindi ho preferito rinunciare alla comodità. Alice, spero che non si spaventi troppo. No. Che fai, oh? No, starà bene. Dai. Non mi piace, manco a me, ragazzi, sinceramente. Che hai visto là? Che c'è? Da questa parte. Posso vedere qua? Oddio! Dietro c'è il tipo, manco l'avevo visto! Come scappi da un alto così? Non puoi. Veramente ci dobbiamo fidare, ragazzi? Io non lo so. Dimmi che devo fare. Se potete aspettare lì. Dove? Lì? Seminterrato, che dice? Entra nella macchina. Aspetta un secondo. Non posso controllare qua intorno, vero? Forse no. E comunque qua c'è il tipo, ragazzi. Questo qua ci controlla. Non mi piace. Che stai facendo tu lì? Non lo so se fidarmi, non lo so. Uffa. Oddio, spero di non stare facendo un errore madornale, perché sennò non me lo perdonerò mai, ragazzi. Oddio, mi puzza, mi puzza. Devo avvertirti, non sarà piacevole. Ah, pure. Oh! Lo sai cosa è strano? Che... per un motivo a me sconosciuto, i tracker smettono di funzionare nei devianti. Ah, sì. Ritrovarvi è difficile. E allora? Quindi non esiste nessuna ragione per rimuovere il tuo. Cosa? Ma avevi detto... Quindi... Sì, beh, ognuno crede a ciò che vuole. Certo che i devianti... sono davvero ingenuo. No, raga, no, io l'avevo detto! Io l'avevo detto! Se la polizia mi sta cercando, allora com'è che non mi hanno ancora trovato? Ma perché? Perché non mi sono fidato del mio istinto? Uffa! Va bene, ok. Uffa! Vengono qui da me aspettandosi che li aiuti. Lo sapevo che questo qua non invece era buono, lo sapevo. Li resetto. No, 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 no. Li rivendo. No, 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 no. Che devi no. Li uso per i miei... beh, esperimenti. No! No! No, 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 no! Non voglio il resetto, lasciami! Cara! Mi stavo dimenticando la bimba. Che devi fare? Rinchiudila. No, no, no! Alice! Alice, no! No, no, raga, oddio, non mi dite che questa la fine, ti prego, prego, no! Un deviante che vuole fare la mamma. No, no! È così tenero. Oddio, raga. Ma è anche assurdo. No, no! Beh, poniamo fine alle tue sofferenze. No, 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 no! No, vi prego, no! No, non mi dite che la fine, oddio, vi prego! No! No! Il reset, no, no! No, no, basta, no! Vi prego! No, che posso fare? Quando desideri qualcosa, va sempre a finire uguale. Lacrime, disillusione. Credimi, meglio essere resettati, no, no, e non soffrire più. No! Niente dolore. No! Niente. Oddio, raga, che posso fare? Che posso fare? Così ti invidio. No! No! Oh, povera Alice! No, no, no! Sembra proprio che mamma non si ricordi di te. Oddio, ti ho completamente dimenticato. No, no, no! Cara, cosa ti è successo? No, vi prego, no, vi adesso prego! Basta, no! No! Oh! Mi hai morso! Non farle del male, stronzo! Imparerai le buone maniere, piccola. No! Cara, svegliati, cara! Oddio, ragazzi, che posso fare? Che posso fare? Ti prego, aiutami, ti prego. Vediamoci in soggiorno. Eh? Aiutami, ti prego, sei l'unico che mi può aiutare, ti prego.
No. Oddio no. Oddio no. Mi devo muovere, ragazzi, mi devo muovere. Oddio, fai qualcosa, cara, ti prego. Non possiamo essere resettati, non possiamo. Oddio, che posso fare? Che posso fare? Che posso fare? Oddio, oddio, 50% no. 50% no. Dai, 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 ti prego. Ti prego. Oh. Non so se avrà fatto qualcosa. No, perché l'altro per il processo è di qua. Oddio. Oddio. Causare un cortocircuito. Sì, sì. Come faccio? Come faccio? Oh, dai, 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 dai. Capo verde, era quello verde, no? Oddio. Oddio, muoviti. Ti prego. Ah, dai. Oddio, dimmi che era quello, ti prego. Era quello. Ok. Ok. Ok, ok. Forse, ragazzi. Forse ci siamo, eh. Dai. Forza, cavolo. Mollami. Per la miseria. Oddio. Sei a posto o ho perso la memoria? Ok, danneggiato, ora riparato. Meno male. Oddio, ragazzi, situazione di pericolo. Situazione di pericolo, lo sapevo. Lo sapevo. Uffa. Alice, dove sarà? Sarà qua? È lì, è lì. È qua. È qua. Oddio, che le sta facendo? Aiutaci. Scusate, ragazzi, vorrei tanto. Ma io la cella ve la apro, ma... Oddio. Ah! Interessante. Non mi vorrete fare del male, vero? No. Ah! Ah! Devi impedirlo. Non mi volete fare del male? Ah! Oddio, 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 che vogliono questi? Oh, voglio liberare. Ah! Non faccio giocare con voi. Lo so. Infatti vi voglio aiutare. Amico, hai ragione, infatti io vi voglio aiutare. Voglio che ve ne andate. Voglio che uscite, voglio che lo ammazzate. Ammazzatelo voi, pensateci voi, eh. Dove cavolo sarà? Oddio, oddio. Aspetta, qua che c'è? Non lo so, non lo so. Oddio, facere. Oddio, non mi piace, non mi piace per niente. Sinceramente no. Dove l'avrà portata? Luther! Sì, Slatko. Oh, oh. Dove l'avrò? Finirò più o meno tra 10 minuti. Poi capirò che fare della bambina. Dove caspita è? Dove sarà? Ricevuto, Slatko. Ti porterò la bambina tra 10 minuti. Ok, ti porterò, quindi non è di sopra. Oh, merda, abbiamo 10 minuti di tempo, raga. C'ho pure il tempo contato. Ehi, Luther, perché non mi dai una mano? Porca miseria. Non lo so, raga, non so. Vi dirò la verità. Però dobbiamo provare ad andare di sopra, è l'unica. Oddio, che ansia, raga. Super ansia sto cavolo di gioco in certe situazioni. Veramente troppa, eh. Alice, dove sarà? Oddio, speriamo che non è qui il tipo. Oh. Alice, sei qua? Oddio. Ok, il tizio è qua. Lascia perdere, lascia perdere. Oddio. Verso l'officina, dove altro cavolo posso andare? Vediamo se è di qua, qua c'è un'altra porta. Alice, porca vacca miseria, sei qua? No, non so dove sto andando. Cosa ci fai qui? Il padrone ti ha autorizzato a stare qui? No, no. Devi sempre obbedire al padrone. Oh, sì, 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 devi sì. Sempre sì, sì, certo, stai tranquillo. Sì, sta tranquillo, amico. Sì, sto andando via. No, non c'è niente. Ah! Faccio? Non lo so, raga. Mi... Che? Mi dispiace. Di che? Per la piccola. Che l'hai fatto? Oddio, tu rimani lì, eh. Non ti muovere. Io cerco di salvarla, la piccola.
Oddio, raga, non so che fare, vi giuro. Non so più dove guardare, non lo so. Cos'è questo? Esce la tensione in Artide, molto interessante direi. Non è però che ho tanto tempo per questo. Ok, ok, proviamo ad andare in quest'altra stanza. Tanto qua Alice non c'è. Alice non c'è, Alice non c'è, Alice non c'è. Alice, porca vacca, ma dove t'ha messa? Cioè, sta casa prima o poi finirà. Controlla che... Che me ne faccio di questo? Non lo so. Vabbè, non so, raga. Non so più dove cercare. Allora, dobbiamo uscire di nuovo di qua. Non ho molto tempo però per cazzeggiare, porca vacca, eh. L'ultima stanza è questa. Alice. Sono qui, sono qui. Alice. Cara. Cara, ti ricordi di me? Certo. Come potrei dimenticarti? Mi dispiace tanto. È vero, non dovevamo venire qui. Mi sarei dovuta affidare. Dobbiamo andare. Seguimi senza fare rumore, ok? Missy, cara, dove usciamo? Dalla porta principale? Oddio. Oddio, ho paura che ci sarà qualcosa di brutto, raga. Ho paura che succede. Luther! Ok. Sì, Zlatko. Qui ho finito. Prendi la piccola. Oddio, e adesso? Subito, Zlatko. Oddio, come faccio adesso, raga? Come faccio? Dobbiamo entrare dentro la stanza, dentro la stanza. Dentro la stanza! Mizzica la levetta del cavolo! Nasconditi, ci troverà! Dentro l'armadio, posso? Secondo me ci troverà, Zlatko! Raga. Che c'è? La bambina non c'è più! Beh, non può essere sparita. Deve essere qui in giro. Che stai aspettando? Cerca! Raga. Attimo di panico assoluto. Oddio, speriamo che non ci trovi. Ho paura. Luther, che cazzo stai facendo? Vieni qui. Ok. Arrivo. Ok, forse è uscito. Facciamo in tempo. Dimmi che facciamo in tempo ad uscire dall'altra parte. Oddio, fu. Sto cercando ovunque. Usciamo prima che ci trovino. 50. Ma che veramente? Marta, dove sono? Luther, trovale, porca puttana. Madonna, cioè, raga, mi manca 20 secondi. Ma che veramente? Non farò in tempo. Non farò in tempo. Oddio, 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 entrate, muoviti, muoviti. Oddio, ero... Mi chiedo scusa se... Androide del cazzo. Se non dico... Dovevo farlo a pezzi non appena l'ho visto. E devianti sono sempre un problema. Oddio, spero che non cerchi qui. Non cercare qui. Ok, è uscito. È uscito di regola. Oddio, raga. No, no, come faccio? Come faccio con quelli che sono qui in giro? Ok. Ah! Stai disobbedendo al padrone. Stai zitto! Disobbedisce al padrone. Io. Non posso permetterlo. Oddio. Avvertirlo. No, no! Stai zitto! Sono qui! Taci, pezzo di merda! Sono qui! Non possiamo fermarci. Dai. Dobbiamo essere forti, Alice. Dai, sì. Ti prego, piccola, resisti. So che sei lì, puttanella. Oh. Fatti vedere. Prendi una torcia. Ce n'è una sul tavolo. Trova il prossimo. Oddio. Ma come si fa a fare queste cose?
Voglio solo parlarti. Oddio, raga. So che non avrei dovuto cancellarti la memoria, ok? Me ne pento adesso. Ma no, come ha fatto a non vederci? Era lì! Ti aiuterò. Cavolo, cavolo, muoviti, muoviti, muoviti! Oddio, raga, mi sta venendo. Mi sta venendo. Oddio, cavolo. No, adesso devi correre! Devi correre come una pazza! Oddio, no, Luther, ti prego, no! Oddio, oddio, oh, oddio, oddio, di là, di là! Ah, l'ingresso, l'ingresso! Ah, l'avrà chiuso a chiave! No, no, cavolo, lo sapevo! Oh, oddio! Ah, raga, io non posso fare queste cose, non posso! Lasciaci andare, lasciaci andare! Via, via! Alice, cavolo, muoviti! Vai, Alice! No, non ti lascio! Vai, corri più veloce che puoi! Ma che fa, carao? Ah! Ti avevo avvertito! No! I sogni finiscono sempre in lacrime! No! Dovevi ascoltarmi! Oddio, Luther, aiutaci, ti prego! Che stai facendo? Levati! No! Questa volta no. Lo ammazzerà, lo ammazzerà, lo ammazzerà! Come osi? Farti uccidere dai stessi mostri che tu hai creato, stronzo! State lontani! Statemi lontano! Obbedite! Sono il vostro padrone! Sono il vostro padrone! Grazie. Non volevo farvi del male. Mi ha programmato per obbedire. Quando ho visto la piccola rischiare la vita per te, è come se avessi aperto gli occhi per la prima volta. Finalmente ho capito. Grazie. Non devi per forza fidarti di me dopo tutto quello che ho fatto. Ma conosco qualcuno per farti passare il confine. Potrei portarti da loro. Potrei proteggervi. Tu e la bambina. Davvero? Va bene. Mi fido. Oh. Abbiamo un nuovo amico. Avevo così paura di perderti. Madonna, raga. Madonna. Cioè, vabbè, no. Porca miseria. Meno male. Madonna, meno male com'è andata, raga. Io vi giuro che c'ho il cuore, ragazzi, mi batte all'impazzata, ve lo giuro. Cioè, mi è venuta un'ansia. Meno male, c'erano ovviamente diverse, madonna, diverse, tante possibilità. Io ho liberato i mostri, infatti, vediamo. C'erano tantissime altre possibilità, ragazzi, ma meno male che questa aveva un lieto fine, perché sennò... Se mi dovesse morire uno dei personaggi, ragazzi, non lo accetterò manco morta, veramente. Vabbè, allora, anche questo episodio ricco di emozioni, ragazzi, qualcosa di incredibile. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Updosh a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni, più il sito digital24.it dove potete fare i vostri acquisti videoludici.